Buongiorno a tutti, volevo fare questo video per dire la mia su Nintendo Switch, l'ultima arrivata di casa Nintendo. Allora, premetto che non l'ho presa subito al lancio, ma ho aspettato una settimana perché indeciso sul prezzo, perché indeciso sui giochi, su quello che potevo offrire e niente, ho trovato comunque l'edizione limitata che era solo per chi la prenotava. Così come Zelda, la versione fisica era solo per chi la prenotava, però l'ho trovata semplicemente una settimana dopo, quando in teoria non ci devono essere più console disponibili. Allora, dopo circa quasi 2 settimane di utilizzo, posso già tirare le prime somme su cosa penso di Switch e sul suo utilizzo quotidiano. Allora, la console presenta buoni materiali costruttivi, però ha parecchi, secondo me, difetti di progettazione, di costruzione. Ad esempio, i Joy-Con stessi sono scomodi, estrai, rimetti, reinserisci nel pad e tra l'altro, a distanza di pochi giorni di utilizzo, già tenendola in mano in posizione in modalità portatile, i Joy-Con, non so se si nota, già ballano, quindi probabilmente si allenteranno molto presto nell'arco di mesi e di anni. Inserendo la console nella dock si graffia, è vero, si graffia e io sono stato fortunato perché prendendola una settimana dopo, già ho letto e visto su internet le primissime soluzioni. Io ho adottato questa che era la più semplice, la più veloce per poter utilizzare la console. Ah, i Joy-Con in modalità pad, secondo me non sono comodi. Allora, questi tasti più e meno neanche pensavo fossero dei tasti. Pensavo fossero dei rilievi e al di là di quello risulta molto più comodo giocarci in modalità aereo con i controller separati che inseriti in questa specie di pezzo di plastica che fa da pad. Altra nota dolente, non so se si nota, è praticamente la gestione del wifi. Io ho il modem praticamente dietro alle mie spalle e questa, la mia Switch, come potete vedere se riesco, praticamente mi dice che non ha nessun attacco e che adesso è ritornata, ma è assurdo che nel 2017 abbiamo problemi di ricezione del wifi, quando un cellulare che è un po' più piccolo, ma ci sono anche cellulari che sono alla metà di questa console, prende benissimo. Altro piccolo appunto, risolvibile con un'ulteriore dock station, è il fatto che il display non rotea, girandola sottosopra, e che la ricarica USB Type-C è solo sotto. Quindi, giocando io spesso in modalità tavolo, anche perché want to switch o comunque mi trovo comodo a giocare così, avendo la ricarica sotto, non posso eventualmente ricaricare la console mentre gioco, ma la devo inserire per forza o nella docking station oppure aspettare che comunque per giocarci sulla TV o comunque aspettare che si ricarichi. Allora, dico io, non potevate fare che se roteavo la console, a parte, vabbè, si poteva mettere la ricarica laterale o sulla parte superiore della console, oppure potevano fare che girando la console roteava lo schermo e questo pezzo di plastica che si stacca, girarlo in modo da usare la console sottosopra. Però voglio dire, questo è una cosa in più. Però il problema c'è perché io ho la ricarica qui. Parlando di giochi, al di là delle poche uscite al lancio, vabbè, Zelda rimane un ottimo gioco, quanti Switch, un'ottima esperienza da poter utilizzare anche con chi non è abituato a giocare con i videogiochi. E il prezzo degli stessi è standard, nel senso è in linea con le altre console, quindi niente da dire sul prezzo dei giochi. Sul
Sul prezzo della console, secondo me 199 euro, ma non sono il primo a dirlo, a pensarlo, era il giusto prezzo per la vendita di Nintendo Switch. E vedrete che probabilmente nei prossimi mesi, soprattutto a Natale 2017, il prezzo sarà 199 euro, ne sono certo. Altra nota che secondo me è dolente è proprio l'utilizzo di questi Joy-Con. Sì, hanno il sensore di movimento, hanno tutto quello che volete, però cioè, per giocarci bisogna scollegare il laccetto, ricollegarlo, poi prendere il Joy-Con, inserirlo qui, poi prendere il Joy-Con, inserirlo qui. È vero che offre più modalità di utilizzo della console, ma il fine è lo stesso, giocarci. Quindi perché adottare tutte queste cose, insomma. Altra cosa, voglio dire, Nintendo con Switch ha puntato sulla portabilità e sul giocare a casa. Allora voglio dire, no? Siamo nel 2017, c'è il multiplayer, l'online, il social, la condivisione e tutto quanto, e mi fai una console che supporta solo il wifi. Ok, è vero che magari qui in Italia non abbiamo reti libere come nel resto del mondo, comunque le reti libere comunali sono limitate, però voglio dire, se io voglio giocare online in mobilità non lo posso fare, a meno che uso un hotspot tramite cellulare o tramite chiavetta, saponetta, diciamo, chiamiamola così. Inoltre, cioè, non ha una fotocamera né frontale né posteriore, e non lo so, non ha la possibilità di... Credo no, forse un microfono ce l'ha, non lo so, pure questa cosa che Nintendo in autunno o in inverno inserirà il proprio online a pagamento con il regalo, un gioco mensile e con chat, i giochi con la chat vocale, non lo so come farà, perché allora qui non ho niente per collegare un microfono, altrettanto sui laccetti. Beh, scontato, però ve l'ho fatto vedere. E neanche sui Joy-Con. Quindi non so se io ho la console inserita nella docking station e sto giocando sulla TV in modalità wireless o con il porta Joy-Con, diciamo, e voglio capire come riuscirò a chattare con gli altri amici online. Questo, ma staremo a vedere. Altro piccolo appunto è anche la gestione della batteria. Allora, oltre al wifi che praticamente prende niente, e la batteria è strana, si comporta stranamente perché nella docking station se la utilizzo sembra come se non si ricaricasse, oltre al fatto che scalda parecchio. E praticamente scollegandola dalla docking station e spegnendola, proprio spegnendola, si tiene premuto il tasto power per più di 3 secondi, poi si va su opzioni di spegnimento e si seleziona proprio spegni, la console si spegne. Adesso, come avete visto, io l'ho spenta e stava al 60, non ricordo. Vabbè, lo vediamo nel video. Se io l'accendo fra 10 minuti, un quarto d'ora, la batteria ha continuato a consumarsi, come se i Joy-Con rimangono accesi e si ricaricano tramite la batteria stessa. Perché vedete, i Joy-Con sono praticamente rimangono accesi, poi si spengono, non lo so, insomma, la gestione della batteria con questo secondo software, perché già c'è stato l'aggiornamento, è ancora da rivedere, secondo me. Allora, credo di aver detto tutto. Se eventualmente ci sono dubbi o domande, o comunque mettete nei commenti quello che pensate, se la vedete come me, perché io voglio capire se sono io pazzo, se sono io sbagliato, se sono io esagerato oppure ho ragione. Comunque, questo è quanto, credo di aver detto tutto sul pensiero che ho di Switch e niente, un buon weekend e un buon fine settimana.